Amen. Vogliamo leggere nel libro del profeta Giona, capitolo 1, leggeremo l'intero capitolo. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave. Si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da gran spavento e gli domandarono: perché mai hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con la forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi dal gran timore del Signore e offrirono un sacrificio al Signore, fecero dei voti. Fin qui la parola del Signore. Ho dato un titolo a questo messaggio un po' particolare: la tempesta favorevole. E voglio dire questa sera che qualsiasi tempesta tu ti stia trovando ad affrontare, sappi che alla fine sarà una tempesta favorevole, perché tutto coopera al bene per coloro che amano e temono il Signore. In ogni tempesta c'è un proposito da parte dell'Eterno. E anche se leggendo questi brani, soprattutto il libro di Giona, questo piccolo libro, vediamo, ahimè, com'è insita
nell'essere umano la ribellione, altresì si può evincere l'attenzione che Dio mette sulla vita di ogni suo figlio e di ogni sua figlia. Siamo la pupilla dell'occhio suo. E ci sono momenti nella nostra vita, cari nella grazia, dove noi magari come Giona non comprendiamo il perché Dio ci chiama a fare determinate cose e nel nostro cuore, nascendo l'indurimento, si può pensare magari di scappare, dalla presenza di Dio. E voglio dirvi, cari nella grazia, che scappare alla presenza di Dio non vuol dire sicuramente mettersi su una nave o mettersi su un treno, su un aereo, su qualsiasi mezzo motorizzato. Scappare, gloria a Dio, dalla presenza di Dio vuol dire non ubbidire alla sua voce. Sì, cari, perché lo Spirito Santo che Egli ha sparso nei nostri cuori mediante il prezioso sangue di Gesù, alleluia, quello spirito che dimora in noi, quello spirito, alleluia, che ci ha vivificato, certamente giorno dopo giorno non manca di suggerire, non manca di parlare, non manca di rivelare quale sia la volontà del Signore. Spesso, cari nella grazia, si cerca il profeta di turno, no? O il ministero particolarmente benedetto, o colui che ha dei doni da parte del Signore. Voglio dirvi gloria a Dio per i ministeri, gloria a Dio per i doni. Ma Dio parla in primo luogo attraverso la sua parola e mediante il suo Santo Spirito che è dentro al tuo cuore. Fratello, sorella, forse tu hai desiderato ascoltare una profezia, hai desiderato ascoltare qualche rivelazione particolare, hai detto al Signore: Signore, se tu mi parli per mezzo di quest'uomo o se tu mi parli per mezzo di questo servitore, io ti ascolterò. E allora questa sera voglio dirti che tu ti stai sbagliando perché Dio ti ha già parlato attraverso lo Spirito Santo e lo Spirito di Dio, ciò che mette davanti ai tuoi occhi, gloria al suo nome, è la parola di Dio. Quest'uomo si trovò in grande difficoltà. Parliamo di Giona. Tutti noi sappiamo come gli israeliti sono attaccati al loro retaggio, ai loro usi, ai loro costumi, come amano le loro radici. E il fatto che Dio l'Eterno stava mandando lui a predicare ad una nazione pagana, per questo profeta era un affronto. E nacque nel suo cuore un sentimento chiamato ribellione. Io questa sera non lo so qual è il sentimento che c'è nel tuo cuore, però voglio dire una cosa. Prima della ribellione facciamo un passo indietro. C'è l'orgoglio. E vi dico, cari nella grazia, amici, quanti mi state seguendo e quanti mi seguirete in appresso, che abbiamo visto cadere tantissime persone a causa dell'orgoglio. E sappiamo bene, cari, che il primo peccato fu commesso proprio in paradiso e fu proprio un peccato di orgoglio che portò Lucifero alla ribellione presso l'Eterno degli eserciti. Questa è una parola che ci porta ad esaminare noi stessi. Questa è una parola che ci porta a fare un'introspezione, a guardarci dentro e a capire se stiamo camminando nella volontà di Dio oppure no. Io voglio dirti una cosa molto importante questa sera, che se Giona non passava attraverso la tempesta, se Giona non andava a finire negli abissi marini e non andava nel ventre del gran pesce, sicuramente non si sarebbe convinto ad ubbidire al Signore. E voglio dirti proprio questo,
che ciò che sta capitando nella tua vita non è per caso. Dio ti ha chiamato ed egli ti sosterrà. Il Signore non ha perso il controllo, gloria al suo santo nome, anzi egli sta continuando a vegliare su di te, ma sta anche aspettando che tu decida con il cuore di ubbidire veramente alla sua voce. Io non lo so quello che tu hai fatto per il Signore in questi anni di conversione, magari se ti sei dato, se ti sei data per l'opera sua, se hai fasciato, alleluia, i feriti, se hai curato gli ammalati, se hai lavato i piedi ai santi, però voglio dirti una cosa questa sera, che ciò che conta davanti a Dio è l'ubbidienza, perché l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Voglio dire un'altra cosa molto importante, che spesso noi, esaminando la nostra vita, diamo la colpa sempre al diavolo, quando capita qualcosa di spiacevole, o quando passiamo per una prova, o per una tribolazione, o per una tentazione, diamo sempre la colpa al diavolo. Ma io voglio dirti che il nemico più grande, il tuo nemico più grande è te stesso. Perché ogni giorno dobbiamo combattere contro la nostra carnalità. Ci sono tre passi indispensabili che ogni essere umano deve fare per poter seguire il Signore. Il primo passo credo sia il più difficile: rinunciare a noi stessi. Il secondo passo è prendere la croce. Il terzo passo è seguire il Signore, andargli dietro, seguirlo in quelle orme di sofferenza, seguirlo in quelle orme, gloria a Dio, che hanno portato a versare interamente il suo sangue, il suo corpo è stato martoriato. E un versetto scritto nell'Epistola agli Ebrei mi tocca in un modo particolare, che dice che Cristo, parla Gesù uomo nella carne, noi sappiamo che Dio ha preso un corpo umano ed è venuto in mezzo a noi, dice Giovanni 1,14, dice la parola si è fatta carne, piena di grazia e di verità. E dice questo verso appunto che Cristo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì nella carne. La carne deve essere sottomessa al Signore, ma non è affatto facile. Gloria al nome del Signore, perché tante volte Dio parla, e quando Dio parla, perché parla e decreta dall'eternità, nella nostra mente si scatena la guerra, e tante volte siamo nel raziocinio e pensiamo: ma come farò a fare questo o quell'altro? Certo, non è facile, e a volte ci intoppiamo, a volte ci fermiamo, e dentro di noi, gloria al nome del Signore, a volte nascono i perché. E perché questo, e perché quell'altro, ma se io avessi questo, avessi quell'altro, ci poniamo mille domande, ma Dio ci ha chiamato solamente a fare una cosa, ad agire, gloria al suo santo nome. Dio ci ha chiamato a schierarci al suo fianco in questi tempi di apostasia, in questi tempi di, alleluia, ribellione, in questi tempi di tenebre, ci ha chiamato a schierarci a favore della verità. Il Signore ci ha chiamato, gloria a Dio, a prendere una posizione. E come Giona, magari il Signore ci ha chiamato a portare l'Evangelo, il messaggio della grazia a quei cuori che noi non avremmo mai reputato degni. Perché tante volte, fratelli e sorelle, amici, cari, noi facciamo lo stesso sbaglio di Giona. Guardiamo le persone dall'alto in basso. E sapete perché?
perché ci siamo dimenticati da dove il Signore ci ha tirato fuori. Io mi ricordo da dove mi ha tirato fuori il mio Signore Gesù. Mi ha tirato fuori dal fango, e non ero migliore di tanti, anzi, ero peggiore. E San Paolo stesso dice che Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori, diceva l'apostolo, di cui io sono il primo. Alleluia! San Paolo era un sant'uomo di Dio. Fratelli e sorelle, scendiamo dal piedistallo. Non facciamo lo stesso sbaglio di questo profeta, di quest'uomo di Dio. Sapete, abbiamo una grande opportunità e aggiungo un grande privilegio, quello di poter essere il megafono di Dio. L'Eterno si vuole usare di ognuno di noi attraverso il suo Santo Spirito per comunicare con le creature. Non dimentichiamo il grande mandato che Gesù ha affidato non soltanto agli apostoli, ma ai discepoli di ogni epoca. Dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Fratelli e sorelle, il Vangelo è troppo importante, non possiamo celarlo, piuttosto dobbiamo predicarlo con quei pochi mezzi che abbiamo. Ci verrà in aiuto lo Spirito Santo del Signore. Voglio, gloria a Dio, evidenziare un aspetto molto importante, cioè che spesso può capitare che quando lo Spirito Santo parla nella parte più intima di noi stessi, ascoltando la sua voce, la nostra coscienza ci scuote, perché tutti abbiamo una coscienza, tutti, dal primo all'ultimo. Dio ha messo in noi uno sceriffo incorruttibile, perché la coscienza sempre dirà ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. La coscienza non si può corrompere, però si può mettere a tacere. Possiamo decidere, gloria a Dio, per orgoglio, di non ubbidire al Signore e andare anche contro noi stessi, perché noi in fondo lo sappiamo che stiamo sbagliando, come lo sapeva Giona, gloria a Dio, e Giona stava scappando lontano, su quella nave era diretto a Tarsis, e per non pensare e per non ascoltare più la voce della sua coscienza, dice, si addormentò profondamente. E Dio, l'Eterno, che ha i suoi mezzi, Dio ha i suoi mezzi per poterci, gloria a Dio, svegliare, per farci riflettere, gloria a Dio, per spingerci al ravvedimento. È bella questa parola, dal greco, dice metanoia, cambiamento di attitudine, di mentalità. Abbiamo bisogno ogni giorno di ravvederci, gloria al nome del Signore. Dio usò un mezzo chiamato tempesta, e fu una tempesta così forte che i marinai e tutti coloro che si trovavano su quella nave ebbero una gran paura. Fu una tempesta fuori dal comune, e non fu una tempesta creata dal diavolo, perché il diavolo è contento quando noi decidiamo di disattendere i comandi del Signore. State tranquilli che se decidete di disubbidire a Dio, non sarà Satana a farvi riflettere, ma piuttosto sarà Dio mediante il suo Santo Spirito. Il mezzo che Dio usò
con quest'uomo fu la tempesta, e fu una tempesta terribile, e tutti erano convinti di essere vicini alla morte, e non era una tempesta generata dal male. Io non lo so, caro amico che stai ascoltando, fratello, se tu magari la tempesta che stai affrontando nella tua vita non hai compreso che è stata generata dal Signore e magari hai dato la colpa a Satana. Questa sera Dio, mediante la sua parola, illumina gli occhi del nostro cuore, perché ne abbiamo tanto di bisogno, cari. L'un l'altro si parlarono su quella nave e si dissero di comune accordo, dice: preghiamo, preghiamo, iniziamo a cercare ciascun di noi il nostro Dio, i nostri dei. E si misero alla ricerca, gloria a Dio, di cosa? Dell'interdetto, di ciò che impediva la benedizione, di ciò che in quel momento stava nuocendo, di ciò, gloria a Dio, che stava portando verso la distruzione. E il capitano della nave scese e trovò un uomo profondamente addormentato. E mi ferisce, cari, mi ferisce che era un profeta, era un servo del Signore. Ed ebbe bisogno di essere svegliato da un uomo, gloria a Dio, inconvertito, estraneo ai patti, estraneo alla legislazione, estraneo al popolo, gloria a Dio. Quest'uomo lo scosse e gli disse: cosa fai? Ma perché dormi? Vedi che siamo tutti per morire. Ti consiglio di pregare, ti consiglio di svegliarti, gloria al nome del Signore. E quando Giona fu in mezzo a quegli uomini, dice che ci fu qualcosa da parte del Signore. Il Signore fece comprendere che la colpa di quel castigo, la colpa di quel giudizio, la colpa di quell'avversità, il generarsi di quella tempesta era a cagion di Giona. E allora presero Giona e gli dissero: senti, ma tu chi sei? A quale popolo appartieni? Che mestiere fai? E quest'uomo, essendo con le spalle al muro, dovette confessare il proprio peccato. E tante volte anche noi, cari, se non arriviamo con le spalle al muro, non confessiamo i nostri peccati. Dobbiamo arrivare prima con le spalle al muro, cioè quando non abbiamo più nessuna possibilità. Perché arrivare a tanto? Se Dio ha tracciato davanti a noi una strada buona, se Dio ha promesso che noi, come anche il suo popolo, Israele, attraverso l'ubbidienza avremmo mangiato i migliori frutti del paese, la benedizione, perché continuiamo a ribellarci? Perché continuiamo a disubbidire al Signore? Perché abbiamo un ego immenso? Perché emerge sempre l'io? Perché non abbiamo a cuore la causa di Cristo? Fratelli e sorelle, Dio visiti il suo popolo, perché veramente stiamo vivendo tempi difficili, come l'Apostolo Paolo, Pietro ed altri servitori hanno profetato. Giona confessò e dice: sono un ebreo, sono un profeta, appartengo al popolo di Israele, sto scappando via perché ho deciso di ribellarmi, ho deciso di non ubbidire alla voce di Dio. Dio mi aveva mandato a portare salvezza, ristoro e benedizione, e io ho deciso di chiudere questa prospettiva. Cari amici, nessuno è come Dio, nessuno, ma non soltanto per i suoi attributi incomunicabili, perché Dio ha degli attributi comunicabili e degli attributi incomunicabili,
ma voglio dirvi in primo luogo per la sua misericordia, perché il Signore avrebbe potuto annientare quest'uomo, come avrebbe potuto rigettare noi, perché quante volte nell'arco della nostra conversione abbiamo deciso di ribellarci, quante volte nell'arco della conversione ci siamo induriti, quante volte siamo rimasti fermi in una posizione, perché? Perché siamo orgogliosi. E poi Dio è stato costretto a generare dentro di noi, attorno a noi, una tempesta favorevole. Gloria al nome del Signore. Benvengano nella nostra vita tutte quelle tempeste che ci portano a riflettere. Benvengano nella nostra vita tutte quelle tempeste che ci portano a ragionare. Benvengano nella nostra vita tutte quelle tempeste che ci spingono dentro il proponimento del Signore. Alleluia. Fratello, sorella, sei nella tempesta, non ti preoccupare, è tutta benedizione. Inizia a chiedere a Dio rivelazione. Dì al Signore: Signore, ma io dove ho sbagliato? In cosa sono venuto meno? Oh, Signore, a cosa tu mi chiami? Perché in questi tempi c'è bisogno che Dio susciti nuovi ministeri. Dice la scrittura, egli ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, dottori, per il perfezionamento dei santi. Gloria a Dio. Il ministero è dato per l'edificazione, per l'unità del popolo di Dio, per la formazione del corpo di Cristo. Fratello, sorella, Dio ha un piano per te, come lo aveva per Giona. Il Signore avrebbe potuto, dico questo e vado verso la conclusione, avrebbe potuto, gloria a Dio, sostituire Giona. Perché Dio non ha bisogno di noi per portare avanti i suoi progetti. Siamo noi che abbiamo bisogno di Dio. E quando noi lo serviamo, è un grande privilegio, è un grande onore. Siamo veramente onorati, gloria a Dio, come quei sacerdoti che portavano quei paramenti, quei vestimenti, rivestiti di una grande dignità. Siamo stati rivestiti di regalità, sacerdoti e re dell'Iddio Altissimo. Ma dobbiamo essere obbedienti e ci dobbiamo lasciare portare, anzi trasportare, ove il Signore vuole. Dio avrebbe potuto sostituire Giona in qualsiasi momento, perché non ne mancavano profeti, ma Dio aveva deciso che sarebbe stato lui a portare quel messaggio. Come a dire: Giona, io ti ho costituito, ti ho chiamato ad annunciare i miei oracoli. Capisco che tu sei attaccato al tuo retaggio. Sapete, ci sono molti che sono attaccati alla denominazione, no? A volte critichiamo il popolo di Israele perché sono gelosi della loro cultura, delle loro tradizioni, e vedono un po' tutti gli altri popoli con ostilità. Ma noi non siamo tanto meglio, perché a volte siamo attaccati a una denominazione o a una chiesa in particolare o a un ministero, e davanti agli occhi abbiamo un velo. Dio vuole allargare i nostri orizzonti, gloria a Dio. Il Signore, oltre che salvare i niniviti, voleva imparare a quest'uomo e a tutta la nazione di Israele che egli è amore. Voleva allargare gli orizzonti di quest'uomo. Come dire: Giona, vieni qua che adesso ti imparo qualcosa, qualcosa che non hai mai visto. Ti faccio vedere qualcosa di straordinario, Giona, perché è vero, io ho scelto in fra tutti i popoli gli ebrei, li ho costituiti, li ho cresciuti, ma adesso, alleluia, il mio popolo mi ha voltato le spalle, adesso io ti faccio vedere, Giona, come salverò le altre nazioni.
mediante la mia parola, John. Ti mostrerò qualcosa di diverso. E chissà, caro amico, caro fratello, se tu non avrai mostrato qualcosa di diverso proprio in mezzo alla tempesta che tu stai affrontando. Chissà se Dio non ti chiamerà a servire in una maniera diversa, perché tante volte abbiamo bisogno di uscire fuori dagli schemi. Io ringrazio il Signore che diversi anni fa sono uscito fuori dagli schemi, perché per alcuni devo rimanere ingessato, ma Dio mi ha chiamato a camminare, a predicare, a operare, a guarire, a benedire nel nome di Gesù Cristo. E la stessa cosa il Signore vuole fare con te. Dice il testo, e concludo, che i marinai continuarono a remare. Dissero a quest'uomo: ma cosa dobbiamo fare per fare calmare queste acque? E il profeta disse, ritrovando un po' di onestà, dice: gettatemi a mare, gettatemi negli abissi e la tempesta si calmerà. Ma quegli uomini non volevano. Iniziarono a remare, ma la tempesta infuriava. Cioè Dio doveva portare avanti il suo progetto, e il suo progetto era far ravvedere quest'uomo. Gloria al nome del Signore. Alla fine presero Giona e lo buttarono in mezzo alle acque del mare e la tempesta si calmò. Non sarai tu e non sarò io a calmare la tempesta, sarà il Signore. Quando il tuo cuore si aprirà all'obbedienza per mezzo della fede, poggiando sul fondamento sicuro, unico, che è la sua santa parola. Dio ci benedica uno per uno.